Buonasera, benvenuti ad una nuova puntata con The Nemesis. Io sono Eleonora Spagnolo, contributor di The Cryptonomist, e oggi avrò il piacere di intervistare l'artista iperrealista NFT Emanuele Dascanio. Ciao Eleonora, Ciao ciao, Emanuele, come grazie. stai innanzitutto? Bene, bene, grazie. Spero anche voi. Bene, bene. Non è la prima volta che ci incontriamo con Cryptonomist, hai già fatto diverse interviste anche con Amelia Tomasicchio, che è il direttore di Cryptonomist. Quindi l'ultima volta che ti abbiamo intervistato dovevi ancora fare il tuo primo drop, adesso invece le tue opere vendono anche a 20 Ethereum. Dici un po' qual è il motivo di questo tuo successo? Qualcuno mi ha notato e ho cominciato a comprare e da lì una cascata, probabilmente. Contingenza, mi sono trovato preparato con le opere, ho potuto vendere. Avevi già Come tante opere in sì. cantiere. Sì. Ma tanto schifo dietro, quindi ci sta. Può succedere. Senti, raccontaci un po' i punti salienti della tua carriera in questi ultimi mesi. A parte le vendite su Super Rare, questo era il progetto numero uno, creare delle opere d'arte uno a uno. E nel frattempo sto studiando tanti altri progetti, questa qui che vedete in sovraimpressione è la Genesi, della mia prima opera su Super Rare. E sto ancora studiando per fare, e sono per qualche progetto ormai sono quasi arrivato, addirittura d'arrivo, su altri ci stiamo lavorando. E sono sempre lì a studiare, a fare cose nuove, e usciranno nel corso del 2022. Non posso dire molto sulle cose su cui sto lavorando perché sono molto innovative, poi collaboro con aziende, eccetera. Quindi posso solo dire che ci sono tante cose in cantiere, tante, tante nuove. Bene, Non solo una. non vediamo l'ora di scoprirle. Senti, so che stai collaborando a un nuovo drop con Matteo Mauro, ce ne parli? Sì, Matteo Mauro è un artista bravissimo che io stimo tantissimo e lui è una persona eccezionale, tra l'altro, intelligentissimo. Quindi quando mi ha proposto la collaborazione ha detto al volo, amico mio, al volo. E, sostanzialmente lui con la sua tecnica specifica e molto innovativa ha voluto reinterpretare una mia opera passata, una delle mie più importanti. E l'idea è quella di fondere le due arti e creare qualcosa di nuovo, qualcosa di anche esteticamente accattivante. Poi quest'opera d'arte potrà aprire delle porte per l'accesso a un metaverse, ma anche questo è un progetto su cui si sta lavorando, quindi piano piano. E se volete, se la regia può far vedere le opere dedicate a questa nuova collaborazione, ci sono io in studio. L'opera d'arte accanto a me sostanzialmente è l'opera d'arte dal quale Matteo Mauro è partito. In questo caso si vede me davanti alla mia opera d'arte e Matteo davanti alla sua interpretazione, alla sua opera d'arte. È un progetto interessante, usciremo prestissimo col drop, il 10 febbraio su Super Rare. Non vedo l'ora, è stata una cosa molto eccitante lavorare insieme. Sì. Lui è bravissimo. Bene, senti, diamo un attimo uno sguardo al futuro. Qualcosa l'hai già accennato prima, dici qualcosa di più a cosa stai lavorando, quali sono anche i tuoi prossimi obiettivi? Ti sei posto degli obiettivi? Oh, sì, anche decennali, anche decennali. Ah, bene, parlaci Sì, un sto po'. costruendo tutto un network di progetti, tutti correlati l'un l'altro. Si parte dall'uno a uno e si va a finire al collectible, ma sono collectible un po' differenti rispetto a quelli ordinari, anche adesso non posso parlarne molto. Si parla di NFT esperienziali, si parla di intelligenza artificiale, si parla di meccanica quantistica, ci sono un sacco di cose in ballo e ovviamente ognuno prende spunto, ogni progetto prende spunto dall'altro, quindi ognuno vive in coesione con l'altro, non c'è nulla di separato. No, quindi tu acquisti un qualcosa, è possibile che questo ti possa dare dei benefici per altri, un'altra decina di progetti e viceversa. Quindi, essendo tutto correlato e connesso, gira tutto attorno alla figura dell'artista, la sua reliability, e insomma, piano piano si crescerà. Crescerà anche tutto un network di persone. Adesso mi sono molto preoccupato di pensare anche alla community, perché vendendo opere, anche un buon acquisto, cerco di fare sharing
e speriamo che questa cosa porti dei benefici a tutti. Mi sembra di capire che è un po' un percorso anche per la community che ti segue. Sì, assolutamente, assolutamente. No, deve essere una cosa unica. L'artista e la community devono essere l'artista e l'artista, la community è quasi la tela, no? E l'artista ama il suo lavoro, ama la sua tela, ama la sua arte. Ma l'arte deve andare oltre all'opera fisica o all'opera digitale. L'arte è per quasi una cosa imprenditoriale. L'arte, l'opera d'arte è la comunità, sono le persone. E bisogna creare qualcosa di che porti veramente un valore. E ci sto Certo. provando, nel mio piccolo ci sto provando, sperando poi E direi che il tuo successo lo stai anche avendo. Senti, invece facciamo un passo indietro. Come tutto questo è iniziato? Quindi come sei entrato nel mondo degli NFT? ingrandire. Quasi per caso, nel senso, è da ormai 3 o 4 anni che sto lavorando a un'unica opera d'arte, un grande, grande disegno, super dettagliato. E questo doveva essere parcellizzato e il suo valore tramite particelle dell'opera d'arte essere venduto in tutto il mondo. Quindi parcellizzi il valore e le persone condividono un'unica opera. Ma io non conoscevo gli NFTs ed era anche questa comunque un'opera in blockchain, però senza conoscere bene quello che succedeva nel mondo NFT ai tempi, già 2 o 3 anni fa, era assolutamente non sapevo quando è iniziato il progetto. Poi a causa della pandemia la cosa è andata scemando, e ho però conosciuto, studiando nel tempo, ho conosciuto il mondo degli NFT, e mi ci sono fiondato ovviamente. Questo già novembre del 2019. Quindi poi, Precursore. no, no, noi precursori sono altri, sono i Certo. cacao, sono no, loro sono i precursori che hanno aperto le porte. Io però mi ci sono trovato benissimo in questo ambiente. Sono stato accolto bene fin da subito, eccetera. E quindi ho cercato di trasformare quell'idea iniziale in un qualcosa di ancora più ampio, quindi tutto questo network di progetti. Ovviamente l'idea passata è scomparsa, è entrato qualcosa di molto più grande, più vasto, no? Perché c'era già il terreno fertile. Quindi adesso quasi per caso mi ci sono ritrovato, però ero preparato ad accogliere questa narrativa. A differenza anche di altri artisti che ho conosciuto, ho cercato di portare dentro, però ovviamente se uno non è molto interessato, è come se vedesse il treno della fortuna passare, ma non lo riconoscessero. Invece l'ho riconosciuto al volo, grazie a Dio, per fortuna, e quindi ci sono fiondato. Chiaro, E i ticket per restarci te lo devi guadagnare comunque, se no vieni escluso. assolutamente sì. Senti, tu ti definisci un artista iperrealista, quindi descrivici un po' il tuo stile di iperrealismo e come tutto questo è iniziato. Dunque, iperrealista, fotorealista, no? Perché mi sono trovato bene nella blockchain? Perché proprio incarna quasi il mio modo di fare arte. Io lavoro con una semplice linea, con un gesto, e questa ripetizione del gesto nel macro contesto crea l'opera d'arte, no? Quindi la ripetizione sono blocchi, quello che vedi come opera d'arte finale non è che l'insieme di blocchi, linee, messi insieme in maniera intelligente a formare un'unica opera. Poi quest'opera fa cheating al cervello ed emerge una struttura che può essere iperrealistica, cioè piena di dettagli, che comunque è polvere su tela, no? Quello che il tuo occhio, quello di cui il tuo occhio gode è l'ordine che l'artista va a mettere sulla tela. Ecco, questo secondo me ha molto a che fare con la blockchain. Io come artista sono entrato nella blockchain anche perché rivedevo in questa community, in questo modo di fare, in questa innovazione, quello che è anche il mindset, quello che è il modus pensandi, che io ho sempre ammirato, soprattutto nei vecchi maestri del passato, che è come se fosse ritornato questa nuova prospettiva. Durante il Rinascimento è nata la prospettiva e tutte queste cose. E la nuova prospettiva che la persona oggi adotta è quella del metaverso, quindi noi entriamo, c'è tutto un ribaltamento, un cambio paradigmatico del modo di vedere, concepire, tradare l'arte, anche assorbirla, farne percezione. Si è andati oltre, si è assunto un layer digitale
che rende più facile la fruizione delle opere d'arte. Oggi siamo early adopters, ci sono un sacco di barriere all'ingresso, la tecnologia è ancora primitiva, secondo me, ma mass adoption è tempo po pochissimi, pochissimi anni, e potremo godere di tutti i benefici che questo mercato ci può offrire. Sarà interessante vedere come si svilupperà. Senti, parlaci un po', del tuo lavoro sul campo, quindi, come crei NFT, che programmi usi? Allora, creare opere d'arte digitali o comunque creare layers digitali è un lavoro da professionisti e io non sono professionista in questo campo, io sono professionista di creare le opere fisiche. Quindi delego, mi faccio aiutare, ho le persone a cui io dico deve essere esattamente come un regista cinematografico, deve essere esattamente così, 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 così. Poi seguo tutto in live, no? Loro cliccano sul computer e io dico sì, no, va bene. Insomma, deve essere tutto come da progetto. Ok? Però io non so dove cliccare, non so gli effetti, non so. Ma qui questo è un po' limitativo, non troppo, però il tempo si allunga nel creare un'opera d'arte. Fossi io in grado, avendo studiato anni, come hanno fatto loro, di realizzare questi layers digitali sarebbe tutto più comodo, però è molto meglio secondo me imparare a delegare, anche perché non potrai mai ottenere tutte le competenze che ti servono. Quindi è molto meglio secondo me imparare a delegare bene, come farebbe un regista, come farebbe un architetto, ogni steps, e poi l'opera d'arte comunque esce esattamente come la vuoi tu. Intanto stiamo vedendo una galleria virtuale delle opere d'arte. Questa è la galleria virtuale che Nemesis gentilmente mi ha creato. Tra l'altro, con Nemesis uno dei progetti è stato quello di creare il primo drawing workshop, realistic drawing workshop nel metaverso, primo nella storia. Quindi ho offerto un bene e un servizio all'interno del metaverso, in questo caso quello di The Nemesis. E questo mi ha permesso di aumentare di più del doppio il bacino di utenti normale, o medio, abbattendone i costi. A parte le barriere all'ingresso sono state superate, ho potuto avere nel workshop persone da tutto il mondo in maniera agilissima. Tra l'altro mi sono divertito tantissimo, l'ambientazione è fatta benissimo, c'è stata proprio un'immersione, ho avuto un feedback super positivo. E quindi mi glorio di essere stato il primo a fare un corso di disegno nel metaverso per tutti i miei studenti. Ed è bellissimo, devo dire. E Assolutamente sì, assolutamente suppongo anche che questo sia il futuro. Senti, Emanuele, abbiamo finito. Io ti ringrazio della tua disponibilità. Tienici aggiornati su quelli che saranno i tuoi prossimi passi e prossimi sviluppi. E ci vediamo presto. Grazie mille, Eleonora, e grazie a Denise. Un abbraccione a tutti. Grazie, grazie mille anche a te. Ciao, ciao, a presto. Ciao.